Salve a tutti carissimi investitori. Oggi, come vedete, siamo ritornati al Romix, la fiera dei manga, dei fumetti, insomma robe nerd, per fare un po' di interviste imbruttite, quelle che vi piacciono tanto. Questa volta scadremo proprio nel trash completamente. Comunque faremo domande sempre a tema finanza, economia, ai cosplayer a caso. Ovviamente lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Op. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Da che cosa sei vestito? Da Ciccio Toro. Posso chiederti come ti stai proteggendo dall'inflazione? Ma io in realtà, essendo lo zio del tuono, non soffro dell'inflazione, io faccio quello che voglio. Ad Asgard la valuta rimane sempre la stessa. Esatto, non sale, non scende. Non perde di valore. Io ho tutto gratis, quindi neanche me ne accorgo, figurati. Posso chiederti che cosa ne pensi dell'attuale crisi bancaria che sta affliggendo le banche? È un bel casino, un bel casino. Anzi. Casino. Sì. È brutto perché Batman dovrebbe intervenire ma adesso non sta facendo niente, quindi ci sta pensando il nostro amico Spider-Man. Sare Ghost, Ghost. Ah, ok. Ghost, vieni qua. Ghost. Vieni. Tu, Ghost, che cosa ne pensi dell'attuale crisi che sta colpendo le banche? Perché le rapino io. Ah, ok, quindi Silicon Valley Bank, quella in Svizzera, fondo pensione previdenziale. Ho capito. Voi da che cosa siete vestite? Sailor Moon. Sailor Neptune. Sailor Saturn. Posso chiedervi che cosa ne pensate della grande depressione economica che ha colpito il mondo nel 1929? Oddio, nel 29 mio mi scappa... La prima guerra mondiale. Sì. Che ne pensi? È partita in America. Sì, non lo so perché non ho vissuto in quegli anni lì, però sicuramente era una questione dovuta alla guerra e al crollo della borsa e quindi non è stato sicuramente piacevole. Anche perché le fabbriche erano state praticamente varate tutte nel militare, finito la guerra, praticamente molte sono andate fallite. Anche perché poi erano così produttive che... E alla fine non sono riusciti a rientrare poi nei costi quando sono ritornate a fare quello che normalmente avrebbero dovuto fare. Tu da che cosa sei vestito? Da me. Ok, quelli che sono? I fogli di tecnica. Ah, belli, vai, qua, fai... Fogli di tecnica. Posso chiederti tu come ti proteggi dall'inflazione? Non so cosa sia l'inflazione. Quella presente che tu c'hai gli euro, no? I soldi. Che ogni anno i tuoi soldi perdono di valore. Ah sì, allora sì. Ho ancora 16 anni, quindi non mi preoccupo ancora. Ah ok, non ti preoccupi, giustamente. Poi a 18 ti preoccuperai. Certo, sì. Va bene, sì, ci sta. Già cominciato a preoccuparmi per la politica, quindi... Per la politica? Sì, già mi sto interessando un po'. Beh, è un bel mondo. Ultimamente i giovani non sono appassionati di politica, no, però voglio... è bello che ci sia ancora speranza. Sì, mi sto un po' interessando. Ciao, allora voi siete vestite da? Aul e Sofì del Castello Errante di Aul. Ah ok, figo. Posso chiedervi che cosa ne pensate della crisi dei mutui subprime scoppiata in America tra fine 2007 e 2008? Mi cogli impreparata, non ne so niente. Facevo la prima elementare nel 2007. Oh, okay. Va bene. Mi cogli impreparata, ci dispiace. Va bene. E invece come vi proteggete dall'inflazione? Come ci proteggiamo? Non ci si può proteggere, che fai? Oh, non lo so, magari investendo. Non sono da investire, cioè non io. Mio padre lo fa, ma non... Ah, tuo padre lo fa? Sì, non mi chiedere, non ho idea, forse Bitcoin, qualcosa del genere. Bitcoin, addirittura? Credo di sì, sì. Hai capito tuo padre. Interessante, vabbè, chiedi di più a tuo padre. Sì. Ciao, sei vestito da? Saitama. Posso chiederti che cosa ne pensi dell'interesse composto? Che composto? Che altro? Dell'interesse composto, che cazzo è, non lo so. Albert Einstein disse, l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo, chi lo capisce lo guadagna, chi non lo capisce lo paga. Chi lo capisce lo guadagna, chi non lo capisce lo paga. Beh, intanto che è una bella teoria, da quello che penso di aver capito, in pratica questo interesse è un qualcosa che se una persona riesce a capirlo, riesce a capire veramente, ad apprezzare la vita praticamente, quindi... Più a livello economico. Mi dispiace, fra economia ci trovi sotto zero, quindi sa, sono la persona più sbagliata a intervistare su sto punto di vista. Ma è meglio così. Però posso dire, venite a questi eventi perché appunto potete incontrare tanta gente che vi intervista, tanta gente con cui parlare, confrontarvi e sentirvi bene, quindi quello posso dire, però sull'interesse composto non posso dire niente. Vabbè, almeno conosci una cosa nuova, te lo puoi studiare. Sì, infatti, ti darò un'occhiata più tardi. Grazie, buona giornata. Ciao, voi siete vestite da? Da te. Beh, greche. Sì, esatto. Greche. E io Minerva e lei Medusa. Cosa ne pensate della crisi economica che ha colpito la Grecia qualche anno fa? Terribile, come tutte le crisi. Beh, sì, giustamente. Sì. Beh, mi piace come risposta.
E invece della crisi che sta colpendo le banche in questo momento? Tu che hai origini tedesche, pure Deutsche Bank. Sì, un po' messa male, realtà devo dire che non mi sono informata tanto, però speriamo che usciamo presto di questa crisi. Credit Suisse sta fallendo, alcune banche americane, cosa ne pensate? In questo periodo io lo sto sentendo di più rispetto agli altri anni. Carissimi investitori, il video del Romix è finito, è stata forse la trashata più grande che abbiamo fatto. Vi invito a mettere un like, ovviamente, se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento se volete altri video di questo genere. Ovviamente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ai prossimi video. O ai precedenti, insomma, cioè, vedete quello che volete vedere voi.